Buongiorno a tutti, oggi è sabato 30 ottobre e ora si va a vedere se si trova ancora qualche fungo, eh? Speriamo bene. Nel frattempo si fa colazione e ora si va a fumo. Se vi apprezzate il video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Si è appena visto passare 2 aprile, non ci ho fatto a registrarli, peccato però. Dopo quant'è che si ammina nonna? Già un'ora, una volta più. Si è trovato il primo. Andiamo via a scoprire. In diretta, eh. Belloccio, eh. Un belloccio. Bel mocciardone. Guarda bello, giovane, bello tozzo. Bel fungo. Qui è un punto dove ci fanno rosso e moccioni. E c'era sta cappella staccata e secca, ormai lì. Era proprio lì, hanno mangiato il gambo, si vede, e poi la cappella era qui, ma basso sotto e c'è il fungo, perché qui ci fanno? Dov'è? Ci si sposta un po' più qua e c'è un altro rossino e si lascia anche quello. Però se è deciso che si prova a lasciare ci si passa tra qualche giorno, sì era questo. Ci si passa tra qualche giorno, tanto rintanata e rintanata anche di per sé, e poi è piccino, quindi se qualcuno lo trova buon per lui. Abbastanza piccoletto, no, rosso. È rosso? Sì. Ah, ma è piccino. Però è da prendere. Ce n'è uno lì sopra e uno eccolo lì. Bellino. Giovani, giovani. Giovani, giovani. Un bel funghetto. Andiamo a vedere quell'altro. Guardate che bellezza anche questa. Andiamo a prendere il terzo che ha trovato nonna Taylor. Guardate proprio sotto, andiamo a vedere. Cioè, è cresciuto una radice che l'ha bucato un po' la cappella a questo fungo. Sembrerebbe bello maturo, Non lo voglio sciupare. Questa bellezza. Guardate che bellezza di fungo, cresciuto schiacciato proprio, ma da bello, questo è un fungo che viene buono fritto, insomma una bella covatella, Nonna Taylor mi ha messo i funghi nello zaino, insomma nella gerla, e ora... Eccolo lì, deve essere un bel fungo anche visto.
giovane, ma bell'occhio. Parecchio sano deve essere. Parecchio sano. Che fungo. Che fungo, ragazzi. Bellissimo. Meno male se ne inizia a trovare. Sento come suona. Bello Dio buono. Qui c'è una rossolina. Scovato da nonna Taylor. Scovato da nonna Taylor. Sotto il sasso. Ciao bellezza. Fungo vecchiotto, ma pur sempre buono. Questa è la prima covatella che si è trovata, a parte i rossi piccini là. Per fortuna, perché se no si tornava a casa quasi a mani vuote. Ora vi fa vedere che funghi ha trovato nonna Taylor. Vai, fallo vedere. Vai. La faccia. Guarda il fungo. Bella. Prendilo. Il fungo. Bell'occhio. Madonna, bello. Bello. Bel fungo, Ragazzi, se mi volete aiutare l'algoritmo di YouTube, iscrivetevi e lasciate un bel like. Che ne pensate per ora di questi funghi? Noi c'erano anche di verri, ho pensato fossero verri. Ma invece niente affatto. Sono dei bei funghi. Peccato che questo c'ha la bella mangiata. Te guarda che coppia piccia di funghi che è questa. 5 funghi, il piccino, il più grande e questi 3 benoccoli. Peccato uno mangia. Qui c'è da... prova un po'. Vengo a infilarglielo lì. Se riuscisse a cavare ma è tutto insieme? Ma se ci si riesce, non lo so. Difficile. Forse no. No. Aspetta, ora ce la fa. Guarda il noccolo. Questo insieme. I due sì. 3. E poi c'è qui. Minuti? Sì, sì. Schiacciati, ma belli, 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 belli. Qui c'è un altro. Ecco qui il fungo di ora. Ecco un altro. Insomma, morale della favola, per come si era partiti, la giornata non prometteva troppo bene. Però poi siamo passati in 2 zone e devo dire che si è trovato dei gran bei funghi. Belli. Peccato per l'ultima, anzi, insomma, degli ultimi funghi di quella piccia, quella famigliola di 5 bei funghi grossi, che uno era mangiato. Se no quella veniva una foto proprio perfetta. E poi si è trovato altri 3 funghi. Secondo me siamo intorno a 2,5 chilette tutti. Perché ci ha salvato quest'ultimo pezzo. Per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E perché no,
ci terrei molto al vostro pensiero se lo scrivete nei commenti.